effettivamente in un mercato maturo dove tutti i prodotti si assomigliano e sulla carta corrispondono a caratteristiche similari, effettivamente anche per quanto riguarda la scelta di una tostatrice diventa un po' difficile. Tuttavia, se diciamo prendiamo in considerazione tostatrici di piccole taglie idonee per attività artigianali, micro roastery o queste piccole attività dove spesso non sono dotate di contenuti tecnologici, alcune caratteristiche devono comunque averle. Prima di tutto mi accerterei che siano dotate di aspirazioni sia dell'area di tostatura sia dell'area di raffreddamento indipendenti, in modo che si possano eseguire queste due fasi importanti indipendentemente e contemporaneamente. Poi mi accerterei che la macchina adotti un sistema di produzione calore, convogliamento calore di un ciclo termodinamico dove prediliga il convogliamento del calore al chicco con metodo convezione. Poi possiamo ancora dire che dovrebbe avere un coefficiente di coibentazione idonei a far sì che non abbia troppa dispersione di calore e che non provochi nessun riscaldamento delle superfici esterne, in modo da non creare problemi o pericoli agli operatori stessi. Ecco, diciamo che queste sono cose fondamentali che possono definire una tostatrice di qualità. Poi andare a vedere altre caratteristiche ancora più tecnologiche che ne possono poi qualificare, diciamo così, o definire una meglio dell'altra. A questo punto dovremmo andare a vedere com'è il generatore di calore di questa tostatrice, ossia se sono dotate di bruciatori modulanti che possono erogare il calore in maniera flessibile, se sono dotate di sistemi di controllo di profilo di tostatura in modo che possa preimpostare un profilo di tostatura e poi fedelmente riprodurlo. E poi addirittura, per arrivare all'eccellenza di queste piccole tostatrici, se poi sono dotate di queste variabili che incidono sul processo di tostatura, che sono la modulazione del calore erogato, la ventilazione dell'aria, la rotazione del tamburo, che possono essere gestite nelle varie fasi di tostatura in modo che si possa gestire e cambiare il rapporto di trasferimento del calore da conduzione a convezione in maniera flessibile, ecco che qui possiamo dire che questa tostatrice è certamente migliore di un'altra.